Allora, intanto ben arrivato. Eh, allora, questa mattina cominciamo a parlare di pani un po' particolari, pani speciali così, però il pane, è, e questo è il bello anche del nostro titolo, che il pane è sostanza, il pane iconograficamente è vita. Il pane è vita anche perché per farlo praticamente non è, non è una cosa molto... Non, è semplice se si sa farlo, però... Diciamo così, è una cosa, è come legno il pane, no? cioè, i fermenti le, eh, per cui bisogna starci dietro parecchio tempo per, per un impatto. Si diceva ieri coccolarlo addirittura. Sì, coccolarlo perché è come un figlio, no? anche con il lievito naturale eh, nasce, cresce, bisogna alimentarlo, ogni tanto muore, eh, è un percorso proprio. Ecco, ma poi anche il fatto di impastarlo, no? il fatto di usare le mani, certe volte di batterlo, certe volte di accarezzarlo, di muoverlo, anche in questo secondo me è molto, molto rassicurante poi quello che fate anche come lavoro. Sì, perché bisogna sentirlo se ha la forza giusta, se vivo, se è troppo debole bisogna rinforzarlo e un continuo muoverlo praticamente. Noi in questi giorni abbiamo capito che tante volte siamo dei consumatori, dei clienti un poco distratti che qualche volta dovremmo fermarci di più a, a sentire i profumi, a sentire i gusti, a parlare anche con i nostri amici etici nei loro laboratori nei loro Negozi proprio per capire meglio ed essere più consapevoli di, di quello che mangiamo, proprio per mangiare meglio infatti paradossalmente secondo me sì. c'è stato un periodo in cui ti ricordi Enzo erano, crescevano come funghi queste macchine per fare il pane quindi le signore le donne di casa ma anche chi non necessariamente era casalinga le ha acquistate e ha provato sì. e c'è stato un periodo in cui la vendita del pane eh, ha subito sì, un esatto. declino poi invece ha ripreso un'impennata perché? perché innanzitutto, è passato l'amore no si sono rese conto le signore che come diceva Enzo fare il pane non è così facile non basta un'impastatrice butti tutto dentro e il pane lievita no? perché ci sono molti agenti Gente, come abbiamo visto anche nei, nei giorni passati con i tuoi sì. colleghi, che eh, interferiscono, che appunto in quanto variabili eh, possono pregiudicare anche la riuscita del pane. E solo chi è un maestro, solo chi lo fa da tanti anni, quindi oltre alla sapienza ha acquisito così, anche così, esperienza, così, sa gestire queste eh, variabili, sicuro? Enzo. Sì, sì, anche perché la macchinetta va bene per certe cose, però eh, tutti sappiamo fare il pane buttando solo lievito. Se si butta solo lievito il pane funziona, cioè, lievita però come gusto, come sapore, lo stomaco che sì. ci ha rovinato lo stomaco, eh, tutte queste cose. Il pane ci vuole no, vai, una lunga già... lievitazione, no, ci vuole pazienza, siamo, ci vuole già... un po' di esperienza nel eh, lavorarlo, usare farine buone e le fermentazioni sono necessarie per, per i profumi, per eh, la digeribilità del pane, per, per tutte queste cose. Ecco, adesso noi qui usiamo la farina petra, che ha delle caratteristiche anche un po' eh, precise. Sì, la farina a petra è una farina macinata a pietra, è garantita dal mulino a chilometro zero, perché c'è praticamente una macchina particolare che seleziona tutto, tutto il frumento, e poi viene portata in mulino e lavorata a pietra. La lavorazione a pietra, a differenza della lavorazione a rulli, è una lavorazione dove mantiene il, il chicco di grano più il sapore e poi il chicco viene frantumato e poi rimesso tutto dentro. Praticamente in questa farina abbiamo il sapore del germe perché il germe c'è e tutta la parte è cruscale. Ecco, quindi anche molto più sana. Più sana, più nutriente e più digeribile perché è una farina dove praticamente non è stato scremato niente, invece le altre farine. Le doppio zero che troviamo anche in quasi tutti i posti sono talmente scremate che ormai di nutrizionale non hanno niente. Questi tipi di pane vengono chiamati pani speciali, anche questo con la farina a petra o no? Eh, no, noi lo chiamiamo farina uh, macinata a pietra Perché e basta. il pane speciale... Sì, di si solito no, è petra. Un più una... Un tempo si diceva il pane comune che era quello senza strutto e il pane speciale sì. quello con lo strutto. Adesso non si può poi dire come legislazione che è speciale. Adesso queste, queste cose qua sono decadute perché vietato. quando il disciplinare del pane comune è stato eliminato, poi ognuno dà il nome, il nome che vuole al suo pane e a seconda del tipo di impasto o del tipo di farina che lui usa. Però, ecco, come diceva Enzo, sono pani talmente completi dal punto di vista anche nutrizionale che io penso alle, alle mense, no? alle merende, ai pasti che vengono somministrati ai nostri bambini all'asilo, all alle scuole materne, ma anche alle scuole ex le medie, insomma secondarie, primarie adesso. Sì, allora, adesso... e praticamente nelle merende viene messo solo il pezzo di pane cioè non c'è più l'aggiunta del companatico perché sono pani talmente completi a livello nutrizionale che sono sufficienti per garantire non un pasto intero però una merenda quindi quella di metà mattina e quella di metà pomeriggio ecco però di contro eh, il pane viene aggiunto ma nello stesso tempo le mense lo sprecano tantissimo, purtroppo. C'è un grande spreco di pane. E mentre il pane è un prodotto che si può usare e, e anche riusare in qualche modo, anche quando ce lo ritroviamo dopo un qualche giorno, dovremmo essere più attenti noi perché ha una vita completa. Non si butta il allora, pane, è vero? Sì, sì, in effetti una volta io mi ricordo anche i miei genitori col, eh, anche mia nonna, così facevano, a parte le bruschette che più o meno si fanno tutti, eh, la Panade si diceva in Friulano che era un pane un po' bollito, dopodiché si mettevano dei semi di finocchio o di chimel. E, e si mangiava, ma si fanno una miriade di torte: di, cioè il pane volendo è, è come il maiale, non si butta via niente. In ma infatti abbiamo collaborato ad un libro che sarà, uscirà speriamo in primavera eh, sulla nuova vita del pane. e Lì ci saranno una marea di ricette eh, dal dolce al salato. Perché sono comunque ricette che nascono da, dalle nostre mamme, dalle nostre nonne. Cosa che usualmente una volta facevano tutti, ma ora purtroppo si è dimenticato. E, e un po' va rispolverata. va rispolverata perché è un valore che non è peccato perdere. E poi il vostro pane, si diceva ieri con cala da Tormezzo, ha una vita lunga. Mm. Eh, ci sono certi tipi di pane che possono durare anche tre giorni. Lei suggeriva sì. di conservarli in un certo modo e poi eventualmente dare una passata in forno sì. e il pane torna come quasi appena sì. fatto, sì, Non si butta via niente, insomma. A sì. differenza di quello industriale che invece la sera stessa eh, diventa già gesso. Zandato, Basta dargli sì, sì. un... o, o cercare di sbriciolarlo. Il pane industriale praticamente cosa fanno? Prendono delle farine scartissime, doppio zero, Dopodiché, oltre alla farina molto scarta, per avere un po' di glutine ci buttano dentro un po' di sale in più che noi abbiamo tolto per, eh, perché il ministro, il ministro della Salute ci ha un po' obbligato a calare il sale. Eh, cosa fanno? Mettono più sale per rafforzare il glutine, eh, per cui riescono a far pane comunque. E poi è tutto pane precotto più o meno. No? Ecco, ma come può essere che ci siano così binari, così separati? Cioè, se il Ministero della Salute dice il sale fa male, cerchiamo di togliere il sale, ma non è. Non è forse eticamente corretto che lo si faccia fare solamente agli artigiani e poi all'industria, no. E in questo eh, sicuramente forse anche le associazioni di categoria, ma soprattutto noi consumatori, dovremmo poter dire la nostra. Entriamo nel vivo, adesso, Entriamo nel vivo. Dai, io, sì. avete, permettetemi questa piccola polemica forse, ma eh, noi per questo dico dobbiamo essere più attenti e anche imparare a leggere quelle che sono le etichette, proprio per capire... Eh, che cosa mangiamo? Ecco, mentre siamo sicuri che eh, quando andiamo da loro possiamo sempre chiedere, informarci adesso ci sono anche intolleranze, eh, vari fastidi. Abbiamo eh, il, nelle botteghe, nei laboratori degli etici del gusto anche tutte le risposte alle nostre domande. Per esempio, a me piace entrare. Eh, dal mio panettiere poi magari chiedergli, magari ho fatto una torta mi è venuta male, chiedergli perché io so che trovo sempre dei consigli loro sono sempre disponibili adesso però Luca vediamo abbiamo cominciato a, a lavorare proprio. abbiamo Scusa, parlato Daniela, due giorni di un pane. attimo solo, vediamo se riesce a prendere l'operatrice eh, il momento in cui viene incisa la pagnotta, la forma e poi come riprende subito volume perché è bellissimo questo dà l'idea della forza Enzo del vostro impasto? Sì, questo è un impasto che ha la forza giusta perché quando il pane ritorna su vuol dire che è pronto per essere lavorato. Ecco, per cui non solo per essere lavorato, anche quando andiamo a comperarlo, Enzo. In che senso? Quando magari lo tocchiamo ah, o anche certi dolci che poi devono riprendere la loro forma? Ma certi dolci tipo il panetone, sì. Se il panetone è fatto bene, voi lo schiacciate e torna nel suo stato naturale, è un dolce perfetto. È un dolce perfetto, o la mollica del pane? Eh, anche la mollica del pane secondo il pane che si fa ha il suo ma lì a seconda, a seconda della, della lavorazione allora voi che tipo di pane e che tipo di impasto state usando adesso allora, state questo lavorando è un, è un integrale è un macinato a pietra come si parlava già poc'anzi è integrale che cosa significa poi spieghiamolo perché poi ci sono tantissime farine adesso si mescolano si usano allora questo è un integrale e vuol dire che c'è anche la crusca ma questo è Siccome parliamo di macinato a pietra, la crusca non viene aggiunta ma viene, eh, è integrata subito dal dalla macinazione. Eh, abbiamo usato questo tipo di impasto qua perché per il pane decorato a me piace di più e dunque eh, ho, ho fatto questa scelta. Poi qua ho messo, c'è un pane al kere e uno al carbone. Al, poi, carbone. Sì, al carbone vegetale che farò oh. queste cose qua. Carbone Beh, vegetale, bellissimi. che come ingrediente viene scelto per dare il colore naturale. Sì, esclusivamente per il colore. Poi ci si può fare anche una storia sui bene, benefici del carbone o benefici del curry. Però fondamentalmente Beh, ma dopo, noi, mentre, ora mentre, scelto... mentre usiamo questo, poi vedremo anche queste cose. Poi la nostra soci società che diventa sempre più multietnica, magari apprezzerà anche tutti questi, questi sapori. No? E io devo dire che portare adesso ci avviciniamo anche alle feste natalizie, avere in tavola un pane speciale in un'occasione del pranzo di Natale rende tutto più bello, anche le nostre tavole più belle. Per cui magari. Anche se non lo facciamo durante il resto dell'anno. Quando abbiamo un'occasione particolare arricchiamo questa, diamo valore a questa, a questa occasione bella che è già bella di per sé, magari portando queste cose in tavola. Sicuramente stupiremo non solo con l'occhio, ma anche poi con il sapore eh, i nostri commensali, i nostri amici, i nostri, eh, i nostri parenti. Ci sono, a me capita di viaggiare spesso sui social, no? C'è Instagram o Pinterest, questi in cui vengono postate delle foto. E poi vado a curiosare, proprio in occasione di Good e eh, di questa eh, presentazione della Telegram del Gusto, ho notato che ci sono moltissime star, soprattutto americane, che si cimentano, quindi attrici da Julia Roberts, adesso non me ne vengono in mente altre, comunque Cher, eh, che nel loro tempo libero si dedicano all'arte culinaria, in particolare proprio alla produzione del pane. Quindi, dopo questo periodo. Vedi di qualche che lo anno stanno fa... riscoprendo, anche esatto. perché gli americani erano abituati a mangiare un pane pessimo, un pane. pane, un pane porcheria. Pane Entro. porcheria, sì, ecco, beh, ave avete presente il pane americano alto così, solo la parte bianca dentro i fogli di carta impaccati e messi lì. Ci sono eh, file e file e file di bancali che poi e non... più o meno non, non sanno neanche cosa significa che... una panetteria. No, no. Sentire questo profumo, che noi... credo che sia una roba impossibile no, non ci in pensiamo, America. Ma anche negli Stati Uniti ci sono gli artigiani. eh? Sì, ma sono molto nascosti. È un 30%, e non è poco, perché eh, quando mi sono confrontato con un, con un maestro eh, parlammo giusto di questo e io sono anche rimasto un po' esterefatto, eh, perché infatti. È, una, è una cosa che eh, non ci vai a pensare in quanto pensi che però food, è tutto no? industrializzato. Esatto. No, no, no sono e invece, ci sono. Come noi, vero, invece vero. ci sono. Bene, bene. Questo, guarda, mi consola. Perché io invece non li avevo mai trovati, mai visti. E il 30% è una, bella, è una bella quantità. Ah, una bella festa, perché In sì, Italia sì, siamo sì. in ordine del 45%. Eh. Ah, per cui, cioè, guarda, dire. mi dai una speranza anche per quei paesi. Ieri, ti ricordo, abbiamo fatto un sondaggio tra i nostri maestri sì. panettieri eh, pro e contro il cornetto. Perché il cornetto, non so se siete tutti della zona della provincia di Udine, è un pane tipico appunto di questa ah, provincia. Facile. E c'è chi tra gli etici si è stufato di fare il cornetto, quindi cerca di ridurre al minimo la produzione proprio per quelli che non riescono a farne a meno. E si è dedicato invece alla produzione di nuovi tipi di pane, che nascono anche dalla contaminazione, no? contaminazione di regioni diverse, di paesi diversi. Tu, Enzo, che rapporto hai con il cornetto? Ma Io non ne faccio molto perché, come ha detto la Monica, va sempre meno. Per un pane che da noi, un po' secondo me, bisogna tenerlo come tradizione. Per cui è un pane più difficoltoso ancora perché ha la forma, la lievitazione che se non viene bene, non si apre bene, C è un po' particolare. Comunque lo facciamo lo stesso. Cerchiamo di farne meno. Però è piacevole no? Questa, eh, questo incrocio, questo binomio, la croccantezza della, della parte esterna e poi la morbidezza della mollica. No? Sì, 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 poi più o meno i giovani non lo prendono più però gli anziani lo prendono perché si ricordano del, del pane che mangiavano a casa che praticamente una volta si faceva 3-4 eh, tipi visto, di pane è non è che fossero tutte queste forme e se ne faceva molto di più però il cornetto tagliato a metà, il panino è rimasto ancora poi tagliavano i, i due pezzettini sopra, lo facevano nel caffè latte, c'era un'altra... Un'altra alimentazione anche. Certo. La gente andava a lavorare, aveva bisogno di mangiare questi paninoni ben, 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 farciti, ben farciti, ben conditi. La sera mangiavano il caffè latte, al mattino come il vecchio pane all'olio che adesso quasi non si fa più. Era il classico panino che si dava ai ragazzini a scuola con la marmellata, con lo zucchero e burro. E ho il panino col salame e formaggio che adesso sono spariti proprio. Da... E invece, tra i tuoi pani speciali, quello che va di più qual è? Eh, oh. Faccio il, il petra va bene, il, quello la lievitazione naturale. Il pannello, facciamo. Il sono dei pani più o meno senza grassi, senza condimenti ormai, che sono i panni che vanno di più varie forme, le baguette, le qualche pane particolare che si fa salutistico, quelli senza sale quelli senza glutine queste cose qua. Ecco specifico per chi fosse arrivato ora e non riesce a capire che cosa rappresenti questo stand, rappresenta l'etica del gusto che è un'associazione eh, senza fini di lucro che comprende al suo interno più di 40 tra pasticceri, panettieri, gelatieri e cioccolatieri della nostra regione che hanno come comune denominatore proprio questo concetto dell'etica e lo manifestano scegliendo materie prime eh, di altissima qualità. Vabbè. Materie prime di altissima qualità e una lavorazione rigorosamente artigianale. Quindi è previsto anche l'utilizzo sicuramente di macchinari che agevolino e tante volte migliorino anche il lavoro di questi artigiani. Però sono sempre seguiti dal, da una persona, una persona certo, anche qualificata. Perché artigiano non significa che devi usare forza, solo le mani. No, infatti. E poi sono eh, pasticceri, panettieri, gelatieri e cioccolatieri e pizzaioli dall'anno scorso che si formano costantemente. L'etica del gusto organizza infatti dei corsi, e poi distribuiremo forse ci sono già in giro i nostri volantini perché questi corsi tenuti da docenti di calibro nazionale ed internazionale a questi corsi possono partecipare anche le persone comuni come noi che non hanno un'attività artigianale di questo tipo e quindi si formano costantemente e in questa formazione, qui volevo arrivare si è arrivati tante volte anche a sfatare dei retaggi, retaggi culturali nell'ambito della produzione anche del pane. Quando si diceva Enzo che un certo tipo di pane poteva essere fatto in un certo modo, voi eh, crescendo professionalmente anche eh, partecipando a questi corsi, a volte si diceva avete eh, come dire scalzato dei retaggi culturali: nel senso che il pane si può fare in modi diversi, ci sono sicuramente delle caratteristiche dalle quali non si può prescindere. Sì, caratteristiche come le lievitazioni e tutte queste cose qua. Il tempo, bisogna dare del tempo proprio per, perché tutto avvenga perfetto. Sì, la variabile tempo è fondamentale. Molto e anche si diceva è è termometro. Questo pane qua è stato impastato, questa pasta qua è stata impastata alle quattro e mezza stamattina. Ecco per questo dicevo, loro hanno lavorato ieri sera fino a tardissimo stamattina erano già qua ad impastare, a fare per questo ci sono questi profumi. Allora eh, racconteremo anche racconteremo che cosa stai facendo, anche le forme che vuoi dare. Perché per ottenere questo pane speciale ci vogliono gli ingredienti un po' più particolari, ma poi ci sono anche delle forme speciali. Esatto. E qua magari possiamo dare anche qualche consiglio. Allora io adesso voglio far vedere perché in definitiva non sto facendo niente di complicatissimo però con una leggera un po' di fantasia si può ottenere una bellissima cosa e, e rendere un pane semplice che in definitiva qui è un pane, è un pane semplice quindi quella che Farlo potrebbe essere una pagnotta non solo, normale non solo buono, può ma anche speciale bello, perché non è detto perché sia bello deve essere anche cattivo perché non possiamo fare no, una perché, cosa bella e buona mai. no? Eh. Tanto, e poi vale anche il contrario. È anche il contrario. Ecco, ovviamente. allora tu stai usando dell'acqua normale? Oh, sto usando dell'acqua normale perché eh, siccome ho usato la farina per, eh, perché non mi si attacca il mattarello per stirarla, in altrettanto modo uso l'acqua per poi riattaccarla. Ecco, poi però nel, nel forno questo assumerà una forma leggermente diversa. Eh sì, ma questo è bello vederlo dopo. Ah, eccolo che. Okay. A proposito guardate, di forno, eccolo. ecco, una cosa Ecco, così. quella è la forma. Questa è una qui però non hai tirato le puntine della foglia no, lì faccio un'altra cosa adesso poi faccio tre foglie e poi farò altre potrebbe cose potrebbe essere simile a questo il risultato del riporto no, quello è destinato a questo ah, ecco allora, Senti, allora aspettiamo, aspettiamo aspettiamo la, aspettiamo, la cottura aspettiamo, per vedere sì. ecco, a proposito di cottura eccomi qua guarda che sono qua con Raffaele Chittaro che sta sfornato un sacco di roba stamattina che io vorrei fare un applauso perché sì. stamattina è venuto con la febbre per non Grazie. lasciarmi da solo perché sono di cuore. Allora, per le cotture, vedete che ci sono diversi formati di pane fatti con diverse farine. E il forno va usato con criterio, perché specialmente per i panni grandi si alza la temperatura, si inforna il pane con molto vapore, quando ha sviluppato in forno e comincia a prendere colore, la temperatura va abbassata tirare, eh, tirando i respiri in modo che esca il vapore dalla camera per fare in modo che si asciughi bene fino al cuore, altrimenti la mollica rimane gomosa. Invece per pani tipo le baguette e di pezzature minori si, si tiene il forno a un'altra temperatura o un po' più bassa perché sta meno a cucinarsi se no si secca troppo l'interno e secondo il gusto anche di chi cucina. Senti ma stamattina cosa ci avete preparato? Perché io qua vedo un ben di Dio... Eh, abbiamo fatto le baguette, eh, sempre si parla sempre con lievito naturale, le baguette con la, con la Petra 1, le, le, poi abbiamo fatto i filoni tipo pugliese con eh, grano duro e Petra 3. Poi abbiamo fatto delle altre baguette con la Petra 5, che ognuno ha un suo gusto particolare e una percentuale diversa di lievito naturale dentro. Ecco quindi vi invitiamo poi anche ad assaggiare questi che. Eh, così all'apparenza sembrano uguali, ma poi alla sostanza eh, sono completamente differenti e avranno anche un uso differente in cucina. Sì, eh, si prestano, non so, i, i, i pani grandi da uno spezzatino mangi la salsiccia, adesso che viene freddo. Mentre una baguette si presta più a fare dei crostini o il classico panino. Sì, dopo ognuno io, a me piace mangiare il pane anche solo col pane. Sì, questo anche a me, però anche quello col prosciutto sì, di file. Mi piace alle volte Lava Lava? rovinare il gusto sì, del sì, pane con qualcos'altro, no? è la sua morte, sì. dopo tante fatture. Daniela facciamo vedere un attimo certo. il procedimento che di: così come si lascio Raffaele tenere... Chittaro adesso che sta controllando ancora. La, la pagnotta appunto sì. con, con la foglia, che poi è questa. Questa corrisponde a quella, vediamo se si esatto. vede. Ecco, vedendo. Prima e dopo? Mm. Invece tu stai usando dei semi di papavero. Papavero, sì. Per, eh, queste diventeranno paninetti, pagnottine, come diventeranno? Sì, questo è praticamente il centro e poi avvolgiamo questo sarà, la sarà normale. Questo. È bellissimo. E poi ci fate un sacco di disegni. Questo ho imparato in questi giorni, che anche una cosa molto semplice come il pane. Ci possiamo fare dei disegni sopra. Ed è una cosa abbastanza semplice, poi. Sembra così complicato, ma farlo non è così complicato. È una cosa che possiamo sfruttare anche noi da casa. Sì, ma è sempre lo stesso discorso, la semplicità, no? Sì. Cioè, il pane è una cosa semplice, facciamo cose semplici e le facciamo bene. Eh, ma brava, ma è difficile far bene le cose semplici? Uh, perché là non puoi camuffarle eh, dipende dai punti di vista non a caso sono maestri maestri del gusto i nostri amici dell'etica se volete avere maggiori informazioni il sito www.eticadelgusto.it è esaustivo e poi eh, chiederei a Nerello o a Filippo se possono iniziare a distribuire le brochure sulle sedi avete trovato quelle del programma eh, del, dell'etica del gusto qui a Good Molto. però vedo anche quelle di Mani in Pasta il 28 e il 29 novembre prossimi Gentile pubblico, l'etica del gusto cosa fa? I partecipanti, gli iscritti, aprono i loro laboratori a tutti quelli che volessero cimentarsi nell'arte del panettiere, pasticciere, gelatiere o cioccolatiere. Sono laboratori gratuiti assolutamente gratuiti, c'è chi tra gli etici aderisce nella giornata di sabato, chi domenica, chi entrambe, chi mattina e chi pomeriggio, ci sono tutti i titoli del, dei, corsi che vengono, dei mini corsi che vengono fatti con i numeri di telefono. L'invito che io faccio e che caldeggio è quello di prenotare da subito un, la vostra partecipazione perché questa è la quarta edizione e già dalla prima edizione hanno registrato il tutto esaurito. I laboratori dei nostri etici in quanto artigianali non sono particolarmente Capienti, perciò i corsi sono rivolti per lo più a 10-15 persone, non di più. Quindi se vi interessa a voi e ai vostri figli, perché molti sono dedicati proprio ai bambini, iscrivetevi da subito. E, nel tuo laboratorio che cosa farete, Luca? Allora, quest'anno faccio giochi di pasta frolla, in quanto ho sempre scelto ricette che una casalinga può fare a casa. Eh, gli anni scorsi ho sempre fatto lievitati. Quest'anno ho deciso di fare pasta frolla, in quanto è comunque una un qualcosa che di solito si fa a casa, almeno io quando gioco la domenica con mia figlia faccio queste cose qua, dunque ho detto facciamo, insegniamo a fare bene una, una frolla. Senti, e... ma hai detto una cosa bellissima, c'è cioè uno che fa questo lavoro, questo mestiere come te che poi è la domenica, quindi nessun unico giorno libero, poi con la figlia piano piano gioca, ancora voglia di portare, di giocare eh, e di usare. Comunque il per pane. mia fortuna questa qua è una mia passione. Dunque non la vedo proprio come un lavoro... Come un impegno, faticoso. Come un impegno, esatto. Senti, intanto, se no, a Enzo non, sarei, non sarei qui sta, oggi, no? <ride> Enzo, tu invece, in, tutti con le mani in pasta, cosa farai? Eh, faremo al mattino due corsetti, di, uno di pasticceria e uno di panificazione, Dopo, poi faremo qualche tipo di pane con la lievitazione, sceglieremo che lievitazione fare. Lievito madre con biga, con polis, poi vedremo cosa fare. E poi un corsetto di pasticceria dove faremo qualche dolce da colazione, sempre cose semplici che si possono fare a casa. Pomeriggio dalle 2 alle 4, 4 e mezza, avremo i bambini dove si divertiranno a, a giocare col pane. Faremo un pastino, li faremo giocare e dopodiché porteranno a casa questo panninetto che fanno loro e con i bambini faremo intanto che aspettiamo un po' che si cucini il pane faremo una faremo della frolla faremo qualcosa per farli giocare qualche biscottino e poi pomeriggio è dedicato alle proposte che faremo per natale e poi faremo un dolce eh, che ognuno può prepararsi a casa un bicchierino o qualcosa per la festa di natale in proprio e termineremo con un brindisi, insomma, e mangeremo quello che abbiamo fatto in serata. Caspita, ecco. che giornata intensa! E intanto e... è arrivato anche Ferdinando De Luisa. Bene, tutto gratuito, la partecipazione a tutti con le mani in pasta è assolutamente gratuita. Ma prenotate, però, prenotate. e vi portate pure a casa il prodotto che riuscite a realizzare con questi maestri del gusto. Bene, De Luisa, allora vi ricordo che Luca Soncin è titolare del panificio Pasticceria Soncin mm -hmm. che si trova a Osopo. De Luisa, dell'omonimo De Luisa, in Viale Palma. Manova Enzo Cavallo invece del panificio pasticceria Cavallo che sempre si trova a Udine in via non mi ricordo, Leva 52. Ah, ecco, via 52. ecco, viale va 52, tutti facilmente raggiungibili, tutti con parcheggio, quindi insomma, andate a visitare. E, e diciamo anche questa cosa che gli associati all'etica del gusto, è vero che condividono questi ideali etici, però ognuno logicamente ci mette la propria personalità. Ognuno a seconda del, della provincia, del eh, posto eh, in cui appunto si trova, ripropone anche mh, mh, prodotti del territorio legati eh, strettamente a quel territorio, però sono tutti genuini, realizzati con materie prime di alta qualità e tutti artigianali. Poi questo pomeriggio Daniela parleremo del panettone e veramente lì oh. ci sarebbe da scrivere un'enciclopedia. <ride> ah. perché... Anche perché credo che sia una delle cose più difficili da fare ma anche gratificanti per il nostro palato e per la nostra salute eh se sì. sono fatti bene poi da tra l'altro eh, noi abbiamo già cominciato a preparare tutto quello che ci serve per il panettone perché Due hanno fatto fa. anche i canditi e quindi hanno, hanno preparato tutto quello che eh, si va a inserire dentro il nostro panettone e poi stiamo preparando anche la torta. I nostri pasticceri, tra l'altro, adesso si stanno mettendo in. Uh, così stanno preparando tutte le cose e le decorazioni. Ieri abbiamo fatto delle decorazioni in isomalto. Eh, quindi, con questo zucchero che diventa eh, quasi trasparente, diventa quasi. avete presente i vetri di Murano? Ebbene, i nostri amici pasticceri etici hanno fatto fatto delle decorazioni che sembrano vetri di Murano, le hanno fatte qui, le hanno realizzate e poi questo pomeriggio andranno a decorare la super torta che andrà a chiudere eh, la nostra manifestazione, a chiudere questa quinta edizione eh, di Good e in particolare a suggellare eh, quello che è effettivamente anche un successo di pubblico, oltre che eh, dei nostri associati di Etica del Gusto. Ne abbiamo viste delle belle, adesso stiamo impastando e eh, dando forma a una, a una cosa di grande sostanza come il pane. Quindi stiamo dando delle forme un po particolari che magari rendono anche più belle le nostre tavole, mantenendo però il sapore, il gusto, le, le, qualità, le qualità organolettiche, insomma tutto quello che deve avere una forma di pane. Uh, tra mh, poco, tra, mh, dopo questo primo incontro della giornata, ci dedicheremo al latte. Il latte in forme un po' particolari. Eh, emulsioneremo il latte, vedremo come anche un semplice cappuccino alla mattina, quello che beviamo a volte in maniera distratta perché stiamo ancora un po' così, ci stiamo ancora cercando, dobbiamo capire dove siamo, possa rendere migliore la nostra giornata grazie anche alla collaborazione di esperti eh, del settore che solamente usando un bricco di latte e inserendo il latte nella tazzina creano dei veri e propri dipinti eh, ci hanno fatto vedere ieri un piccolo, un piccolo assaggio di questa che è una forma d'arte e lo vedremo dopo insieme e sicuramente ci sarà da stupirsi intanto eh, siamo andati all'assaggio della baguette e anche di una pagnotta un poco più grande eh, adesso che avete assaggiato ci sono delle domande io vedo che e ci sono delle persone molto attente. E qualcuno che si sta sta facendo la faccia stupita, tipo della serie, ma io non avevo mai assaggiato un pane così. Io vedo la signora con degli occhi bellissimi, ma che è, è veramente stupita cioè è stupefacente. No, siamo rimaste colpite proprio dal sapore intenso. Mm. E proprio perché mantiene questo tipo di farina tutte quelle cose eh, che diceva il nostro, il nostro amico. Eh, a lei? Io l'ho assaggiato ed era ottimo, non è il pane che mangio io ogni giorno. Guarda, è un complimento così, ragazzi, avete sentito, non so siete impegnati, ha detto, ma questo non è il pane che mangio ogni giorno. Qualcuna Daniela ha detto anche, prima si è sentita, ma sono tutti così belli quelli dell'etica del gusto. <ride> Enzo, Luca, avete sentito, Ferdinando cosa hanno detto, le signore, se sono tutti così belli quelli certo, dell'etica del gusto. Il pane rende belli. <ride> Ieri anche Daniela si parlava del fatto che è bello instaurare con gli artigiani in questo caso i fornai un rapporto quasi amichevole quando pensiamo al fatto di andare a comprare il pane al supermercato che tristezza lo vediamo imballato, così non sentiamo il profumo, non ci viene in mente niente. Acquistarlo invece in un panificio, al di là del fatto che evoca sensazioni piacevoli legate anche alla storia, perché magari quel panificio prima era gestito dal padre, dal nonno, i nostri genitori, i nostri nonni andavano ad acquistare il pane lì, quindi è già una bella sensazione. Poi si Respira un profumo incredibile, e poi c'è il sorriso di chi sta dietro al banco e che ci chiede che cosa vogliamo, cerca di proporci il prodotto che fa meglio per noi. Però, abbiamo visto sempre, ieri, anche con degli ospiti. Tra il pubblico, che ehm, adesso per fortuna è tornato il piacere di cucinare. Molti di noi, di voi, stanno già pensando cosa preparare per il pranzo di Natale. E allora chiediamo anche un consiglio quando entriamo nel, nel nostro panificio di fiducia: che cosa ci consigli di fare? Che pane potremmo, potresti preparare per me e poi proporre anche agli altri clienti? No? Noi, mamme, tante volte per le feste di compleanno dei nostri bambini ci accordiamo proprio con eh, i nostri amici fornai, chiediamo eh, delle pagnotine più piccoline per fare paninetti. Adesso possiamo farci realizzare anche anziché eh, la torta che tante volte quando ci sono 40-50 ospiti diventa anche dispendiosa, una sorta di eh, logicamente impegno finanziario mh, eccessivo se dobbiamo appunto eh, sfamare tutti questi bambini. E allora ci vengono incontro preparandoci anche delle forme di pane a forma del numero del compleanno che il nostro figlio compie, no? Quindi 8, 9, 10 poi possiamo farci come ci pare piace. Però ieri si diceva proprio che in occasione di importanti cene, importanti feste eh Bello farsi eh, accompagnare e eh, farsi suggerire qualcosa dai nostri amici fornai. Io chiedo scusa, vi ho sì. dato la schiena ma per esigenze di spazio, sto finendo di decorare il pane così adesso lo stiamo infornando. Così allora poi Enzo lo vedete, se riesci a metterlo okay. proprio qua così riusciamo anche a riprenderlo. Ecco riusciamo a riprenderlo così lo potete vedere sui nostri schermi grazie ai nostri tecnici della SG perché li abbiamo impegnati bene eh, questi giorni, sì. ecco un poco è difficile lavorare un po', stiamo imballando. Come lo decoriamo? A volte basta proprio una mascherina, tipo quelle che si usano negli stencil, e con la farina, poi sull'impasto, eh, si, eh, eh, si setaccia la farina sull'impasto e resta il disegno. Poi nel forno il, il pane si cuoce e resta questo bellissimo disegno. Quindi possiamo metterci: che ne so, magari le, le forme le possiamo, possiamo decidere noi i disegni. Possiamo ritagliare noi la mascherina e quindi personalizzarlo. Oppure possiamo prendere anche delle mascherine normali, quelle che si usano veramente anche, anche per, i, per i muri. E, tra l'altro, c'era un disegno molto bello che ricordava la credenza di mia nonna, e la cosa mi piaceva perché mi ricordo così tornava un, un poco bambina. Allora, Ci sono delle. Scusatemi che, volete fare. scusatemi che interrompo no, vai, vai, perché sto Luca. facendo una cosa che magari a qualcuno sembra strana, ma questo pane qua adesso sta, sta progredendo con la fermentazione, eh, io non faccio altro che dargli una girata eh, così che li tolgo tutta l'aria, l'anidride carbonica presente e si stabilizza e posso dargli più tempo per la lavorazione. Ah, per cui invece se tu non togliessi quest'aria in eccesso cosa succederebbe? L'aria in eccesso produrrebbe anidride carbonica finché può, poi andrebbe in acidità e, e tutto l'impasto regrederebbe. Ecco, quindi noi dobbiamo comunque stare attenti alla lievitazione eh, se lo vogliamo fare a casa e poi invece quando andiamo a comprarlo magari richiedere un pane con una che ha avuto una lievitazione più lunga, che è anche molto più digeribile. Esatto, questo lo possiamo fare perché perché è un pane con lievito madre o se lo facessimo con lievito di birra deve esserci veramente poco e comunque una lievitazione deve essere molto lunga allora sì, si può, ci si può permettere di fare un procedimento del genere ecco, adesso passiamo ad un altro, ad un altro impasto un impasto eh, molto scuro, grigio ed è un impasto con il, il carbone vegetale che gli dà solo questo colore stiamo usando delle cose eh, ovviamente naturali per i nostri impasti mentre questo è giallo questo è un pane antiossidante se vogliamo andare sul, sul sano in quanto c'è eh, semi di lino e c'è del curry e Quindi restiamo anche più belli Più belli e più <ride> giovani Eccolo, avete trovato il motivo della loro bellezza eh, La bravura non andiamo a discuterla neanche per un secondo Tutti Ferdinando, scusa, pani... scusa Daniel, Ferdinando, anche il tuo è un eh, panificio storico, no? La tradizione si è rimandata di famiglia, di, eh, di padre in figlio Certo, sì, sì, sì so. ecco, All'epoca quando c'era tuo papà non si facevano questi pani? No, no, i pani erano limitati a, a pochi tipi, ecco, di, di... La varietà era molto meno di adesso. Però, che, quali sono stati gli insegnamenti fondamentali che ti ha fatto tuo papà? Non ti ha certo limitato nella creatività, però ti avrà detto, prima ancora eh, dei corsi dell'etica del gusto, quali dovevano essere eh, le condizioni fondamentali per produrre un buon pane. Ma le condizioni fondamentali sono la scelta, prima di tutto, la scelta delle materie prime, e quindi eh, appunto una selezione dei fornitori. Eh, di materie prime ehm, e poi comunque eh, un, impegno nel, eh, un impegno costante ecco, nel lavoro per potersi migliorare, eh, ecco, queste sono le cose, diciamo che eh, l'insegnamento che. Eh, che mi ha dato. Ecco, adesso Udine, come molte altre città, forse Udine un po' meno rispetto ad altre più grandi, accoglie anche eh, ospiti stranieri, no? e a volte residenti che arrivano da altri paesi, quindi sono abituati alle loro tradizioni. Come vedono il nostro pane? Ma, eh, il nostro pane viene, secondo me c'è una, una riconsiderazione del, del nostro pane. E vedo che viene molto apprezzato ecco da, da un po' dalla clientela c'era un attimo eh, un po' anche grazie all'etica del gusto siamo riusciti anche facendo questi corsi eh, a Proporre anche dei tipi di pane eh, nuovi eh, dove comunque eh, c'è rispetto per la, la salubrità ecco, del prodotto. Quindi buono ma deve anche far bene. Tu a tutti con i Mari in Pasta che laboratorio proporrai? Noi proponiamo le torte da forno e la biscotteria dove possono partecipare anche i bambini e possono appunto giocare insieme a noi. Insomma. Nella giornata di sabato o domenica. Sabato, sabato pomeriggio dalle 14 alle 18. Quindi, se volete partecipare a questo laboratorio aperto di De Luisa, dovete prenotare i numeri, sono sulle brochure che vi sono appena state allora, distribuite. Io voglio spiegare cosa sto facendo perché sembra che sto facendo un pastroccio. In definitiva, sto facendo una, una simil sfoglia con due tipi di pasta. La pasta che ho usato qua è la stessa di questa, solo che eh, a fine impasto ho aggiunto il curry e ho aggiunto il carbone vegetale per, per dargli il colore. Ecco poi l'hai tirata però, l'hai tirata molto. Sì, la sto tirando e la sto sovrapponendo come avrei fatto con una sfoglia col burro. E questo lo farò ancora un paio di volte di modo da avere più, più strati possibili. Ma eh. le nostre signore a casa lo trovano il carbone vegetale in commercio? Allora io lo faccio esclusivamente per, per decorazione. E se no cosa possono usare per fare il nero? Ah, no, beh, in commercio si trova, lo si prende in farmacia, in qualsiasi posto. Ah, in farmacia, sì, sì, sì. Anche. Eh, Però io nel mio laboratorio non lo uso molto perché il pane deve essere, non deve essere nero, deve essere bianco. Questo è, la mia, è un mio vezzo. E dunque, però per fare le decorazioni è un bel veicolo, oh, ti dà... Cioè, abbastanza, una cosa speciale, abbastanza dai. spunti, no, Perché serve anche se tu hai eh, usi del delle erbe mm -hmm. per renderlo verde, magari l'erba non gli dà quella tonicità che Questo. ti servirebbe, però con un pizzico di carbone lo fa venire verde scuro. Allora... Ah, sì, Poi dobbiamo bene. stare attenti secondo me anche alle dosi, perché io sapevo di alcune proprietà particolari del carbone vegetale, cioè che è un, un naturale lassativo, se esageriamo magari il nostro pane può avere anche degli effetti indesiderati. Eh, però là su questo ci sarebbe da fare un, un lungo discorso che forse non so, eh, non so se è il caso. Io ero ammirata da Enzo che stava lavorando no? e stava eh, prendendo gli impasti, preparando questi piccoli impasti, eh, per queste, saranno panini probabilmente dopo. Ma lui strappava l'impasto ed erano giusti, cioè li pesava, ma se non li avesse pesati sarebbe stato uguale. Non so se mi avete visto che ad un certo punto ho cominciato a fissare la bilancia ed era sempre lo stesso peso. Avrò sbagliato forse di un grammo. E questa è, è, è la mano proprio no? eh, dei, dei nostri amici. Comunque io volevo ricordarvi eh, anche Monica, che eh, tutti questi pani che noi stiamo producendo, pensate, ne abbiamo già prodotti circa 200 kg. Eh, e sono in vendita, li potete portare a casa. Sì, sono in vendita, diresti, Daniela e... se ne facessimo dare ancora un assaggino: assolutamente sì, io penso che adesso appena si libereranno potremo eh, far assaggiare il nostro pane. Ah, ma guarda che c'è uno dei ragazzi di Civifon che sta andando in giro, anzi, proponi, proponi direttamente. Passa, beh, oh, guarda, anche là in fondo ci sono tante persone. Tutto questo pane si può comprare. Il ricavato il eh, del, di tutti, sì, tutte le cose che noi vendiamo quindi dal dai panini col prosciutto, il caffè, i pasticcini, i gelati tutto il ricavato verrà devoluto interamente all'associazione La alla Nostra Famiglia. Allora, adesso Ma... siamo arrivati quasi alla conclusione di queste abbiamo dato le forme veramente particolari, adesso ovviamente Luca passeremo alla cottura tra un pochino e mentre il allora, pane io... si cuoce noi vedremo cosa succede anticipo, con il latte. Io ti anticipo perché il primo che ho fatto decorato è già in cottura. Ah è già, co... è già in, cottura? in cottura benissimo, sì. allora eh, vogliamo chiudere perché così poi io mi sposterò dalla nel lato corner del caffè, accanto al caffè ci va il latte e noi tratteremo il latte in maniera davvero particolare, artistica, molto <ride> artistica. E soprattutto, come tutto quello che noi stiamo facendo eh, qui, i nostri amici dell'etica, potete provare a farlo anche voi a casa. Riusciamo, cerchiamo, vero Luca, di dare tutti gli strumenti al nostro pubblico perché poi provi a cimentarsi nei vostri panni. Ovviamente. Non Ma... sempre riesce perché ci vuole la vostra maestria. Ma io penso che cioè, abbiamo fatto tutte cose molto, molto semplici, spero, almeno lo spero. Eh, volevo fare una precisazione, adesso ho fatto due forme così semplici perché poi questo si aprirà in cottura, questo invece si unisce, però dopo c'è il taglio, nel taglio si vede la striatura. Per avere una striatura così io non, non, non dovrei fare altro che mettere questo qua in frigo che si, che si rapprenda e poi lo taglio a fette e così ho un, una striatura del genere. Bellissimi, sono dei piccoli capolavori. Per spiegare, perché magari non si capisce poi da questo come può avvenire questo, ma se voi lo vedete, vedete nel, lato, nel lato, si vede che c'è la, 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 la striatura. Il, Luca, senti se pan, venisse pan e la stessa cosa vale per Enzo e vale per Ferdinando. Se venisse un vostro cliente e vi chiedesse: Senti, io voglio fare bella figura con i miei ospiti che arriveranno domani sera. Vorrei fare una cosa semplice, una degustazione di pani, abbinando magari semplicemente dei salumi. Voi vi mettereste a disposizione del vostro cliente preparando tutto questo ben di Dio? Beh, Così non... poi affettato, pensa allora, che meraviglia. Ma innanzitutto bisognerebbe sapere qual è il menù: perché in base al menù poi il decidi... Pane pane con qualche affettato allora <ride> si può scegliere si, si può fare uno mi chiede una forma particolare io gliela faccio ovviamente non può pretendere che lo paghi come il pane normale perché vuol che dire discorsi. Eh, il, nemico de, il nostro nemico comune è il tempo che molte volte non viene mai non viene mai calcolato considerato eh beh. Perché, perché è così però è una che variabile io, che gira parecchio. Cioè, la possibilità c'è, cioè, l'importante è che uno non cada dalle nuvole, no? No, assolutamente no. Sono pani artistici, pani speciali, pani buoni che fanno bene. Quindi, noi vi ringraziamo, cari etici, Ferdinando De Luisa Enzo Cavallo e Luca Soncin, per essere stati con noi. Le dimostrazioni continuano durante poi tutto il giorno Ma c'è anche Raffaele Chittaro, guarda là dietro. Sì, eh? Raffaele Chittaro. E, e le consentiamo di dire Chittaro solo perché è Triestina. Grazie. <ride> bene, allora ti cedo la parola, Daniela. Sì, guarda, io sono. Scusa, sono... un applauso prima per i nostri maestri, penso che se lo meritino.